meravigliosa che lo spot riesce a dare, unisce non solo razze, religioni e culture, ma soprattutto anche ovviamente ragazzi che sognano di poter diventare come la Mamona. Grazie ad Andrea Lucchetta, il nostro ambasciatore dello sport in Italia e nel mondo. E intanto la Mamona ha ottenuto 18,40, va al comando con 9,40 di difficoltà e 9 di esecuzione. Adesso andiamo a vedere l'Ucraina Rizatinova, che poco fa ha perso due volte le clavette, ha compromesso la sua possibilità di vincere la gara e di andare sul podio, ma è tra le protagoniste di questa Coppa del Mondo. C'è un attaccamento al Brasile. Si è rifatta completamente la Rizatinova dopo il lavoro alle clavette. Sì, assolutamente, è veramente una showgirl che riesce a anche lei a catturare, ma in maniera completamente diversa, ma sicuramente due grandi ginnaste. Il pubblico italiano, come abbiamo già detto, ha un amore e poi ha un amore molto molto grande sia per Mamun che per Rizatinova e per altre ginnaste straniere, perché un po' perché partecipano al nostro campionato in Serie A, quindi le sentono, come dire, un po' loro.